Buongiorno a tutti. Uh, spero che riuscite a sentirmi bene. Spero che l'audio funzioni bene questa volta. Sono contento di, di scambiare con voi uh, oggi è una serata speciale perché uh, sarà la conclusione di questo ciclo che abbiamo sul corpo emozionale, sul corpo mentale, e oggi. Parliamo del corpo causale, il mondo delle cause, e quindi è grande, eh, un grande incontro. Vorrei ringraziare anche Anna Tamburini-Torre che ci ha proposto questo, questo incontro, che è presente con noi, e quindi eh, sono contento di, di vederli. Adesso vedo vedere se ci sono. a tutti voi di essere in, in contatto, siete eh, 53 per adesso. E quindi andiamo a fare un piccolo viaggio uh, nel mondo del causale l'ultimo corpo che noi tutti abbiamo sviluppato chiaramente ce ne sono altri <ride> ne abbiamo corpi superiori uh, che uh, riguardano che con sono il corpo dello spirito divino e ho potuto io personalmente incontrare solo due persone uh, che avevano sviluppato queste, queste aule superiori e chiaramente potete immaginarvi che tutta la loro vita è consacrata al servizio. E quindi, ma nella maggior parte di noi, sono corpi che sono come dire fetali: <ride> Una, un inizio dei corpi superiori alla. Uh, sì, volevo sapere se l'audio, la l'immagine anche va bene, perché non sono un grande tecnico. Ecco, si sente bene. Allora, uh, volevo dirvi che vado a strutturare questo incontro velocemente con una presentazione che vado a farvi con delle immagini tra poco. Potete già fare nei commenti, uh, in uh, quindi uh, sul lato. Quindi potete scrivere i vostri commenti le vostre domande. Cercherò di rispondere a queste domande e poi la terza parte sarà fare un esercizio pratico per capire che cos'è questo uh, corpo causale, cosa significa, come si manifesta uh, questa, questa sera. Uh, quindi volevo uh, iniziare con un concetto, un piccolo ripasso degli incontri precedenti in cui abbiamo parlato. Quindi dei diversi corpi. Vi ricordo quindi il corpo fisico che tutti conosciamo, il corpo eterico eh, sul quale ho parlato a lungo per due incontri per eh, più o meno tre ore. Ho parlato del corpo eterico. Eh, il mio d'energia, la stanchezza abbiamo parlato poi dopo del corpo emozionale e lì di tutte le sue sfaccettature, quindi tutti i suoi colori, quando si manifesta in tutta la sua, tutto il suo splendore, il Cor corpo eterico si trova spesso si vede in laura umana a pochi centimetri del uh, corpo fisico e poi dopo abbiamo l'aura uh, emozionale l'antico nome che aveva tutto è quella che permette il viaggio fuori del corpo il corpo più denso che ci serve di ve... veicolo quando noi viaggiamo uh, fuori dal corpo È quello che io in questo momento sto usando molto perché sto preparando e il mio prossimo libro proprio su basato sulle esperienze che ho in questi viaggi al di fuori del corpo fisico e quindi questo corpo l'aura eh, è uno a carisma e più si distanzia chiaramente se qualcuno è un po più chiuso allora l'aura è un po più stretta poi l'aura mentale quindi che l'emanazione del corpo mentale cioè la luce che emana il corpo mentale che è più o meno espansa a secondo di quanto pensieri abbiamo, ma in media vi posso assicurare che qui in Italia, come in tanti paesi, uh, sempre uh, di più. E quindi, uh, questo aspettate un attimo. Che ecco. Vi ho messo sotto pancia, così si vede meglio. E quindi, questo, lo sviluppo di questo mentale uh, si va a aumentare tutto intorno a noi. È sempre più, più forte, sempre più grande e uh, può arrivare a un metro, un metro e mezzo, due metri. E l'ultimo corpo, uh, e quindi l'ultima aura che abbiamo sviluppato noi come umanità, poi più avanti avremo svilupperemo altri corpi: sono proprio il corpo causale, corpo, l'emanazione del corpo causale e l'aura causale. Che lei arriva facilmente a un metro a due metri a tre, due metri tre pratica interiore che abbiamo della forza della convinzione interiore che abbiamo ok uh, allora volevo sapere si interrompe non so se se riuscite se adesso l'immagine è buona ma per me da me nella mia parte tutto va bene spero che uh, che vedete in diretta tranquillamente senza Allora, per parlare dell'aura uh, causale, il suo nome eh, è uno dei suoi no nomi, ma il primo nome che è stato dato da Charlie Beater nel 1905 è stato Causale perché è il mondo delle cause. È Laura la più elevata che abbiamo e quindi che causa tutto il resto. Ok, non so perché ma ci sono interruzioni, non so che cosa fare, ora tutto ok, ok, perché non capisco da dove vengono da parte mia le interruzioni. Allora, se c'è qualche problema fatemelo sapere e cercherò di trovare la soluzione, forse il causale sta creando piccole interruzioni, voglio cercare di avvicinare l'audio per vedere se si sente meglio. Supramentale, mentale e questo è il grande rapporto che ha fatto uh, robindo in cui ha spiegato che quest'aura si espande e riesce a avere e dovrebbe avere comando sul nostro corpo mentale ossia che lei da lei che emergono le intuizioni le... che mi è piaciuto e che il mentale fa per arrivare dell'ala a zeta Deve fare A, B, C, D, E e così via fino a Z. Il pensiero causale arriva direttamente dalla Z, ma non sa come è arrivato alla Z. Abbiamo un problema di collegamento. Vi... Sì. Qualcuno mi dice che lo vede uscire e reintrare e ogni tanto questo sistema i problemi. Non bisogna cercare di capire. E causale che fa le vizie quindi questo questa aura causale in qualche modo ci va a penetrare di tante informazioni della nostra anima in qualche modo essendo il corpo più elevato di noi si va a... tantissimi profeti persone che canalizzano hanno solitamente il corpo causale molto più sviluppato degli altri perché hanno questa capacità di collegarsi tra i mondi e più il causale è sviluppato e più si apre il canale soprattutto il canale verticale che permette di, uh, di sentire di la cosa credo che l'audio di, mi dicono che è un po scarso vado a vedere se riesco a fare qualcosa per uh... ecco spero che adesso l'audio sia meglio Ok? Di modo che potete sentire bene. Quindi quando uno lavora su canalizzazioni o tutti i talenti superiori alle nostre antenne, è importante fare la pratica che far un, faremo alla fine di questo incontro perché proprio ci aiuterà a sviluppare la capacità di percepire i pensieri altrui, la capacità di sentire se c'è un pericolo, se c'è qualcosa che non va. E questo se lo permette Laura Causale, corpo Causale chiaramente. E la cosa che vorrei spiegarvi più di... Percepire la volontà, il vento in qualche modo, il vento del causale di cui vorrei parlare. Il vento del causale è, viene viva chiamato una volta il vento dello spirito. E quindi il causale è molto stato associato allo spirito. Quando Nicodema chiede a Cristo di nascere di nuovo, come dici tu, si deve entrare nel ventre della madre? E Cristo risponde: in verità, in verità, in verità, ve lo dico, colui che nasce di nuovo, che è colui che è come il vento, non sa da dove viene, non sa dove va, è proprio il del causale. Il causale si lascia andare e quindi ci vogliono tutte e due per vivere perché conoscendo diverse persone che sono delle remiti, anche qualcuno che ha vissuto 30 anni di remitaggio, non è facile parlare. <ride> ossia O sei del causale o non le capisci. <ride> Mi ricordo da bambino quando sulle rive del Ganges e da, da piccolo mi spaventava perché non riuscivo a parlare, parlava sempre profondo e dopo un po' di tempo ho capito che non devo cercare di capire quello che mi diceva perché tanto le andavo a capire, spesso il giorno dopo, due giorni dopo, riuscivo a capire che cosa mi aveva detto, ma sul momento era come un gioco che, che ero stato la comunicazione era immediata, ci capivamo con uno sguardo, con poche parole, e qualcosa passava d'anima a anima e ci capivamo. E allora siamo messi a ridere, ed è stato molto più fruttuoso. Se invece cercavo di capire che cosa dovevo dire per buona educazione, che cosa... lui mi spezzava anni e non, non sapevo come gestire, e infatti, tornando indietro, bambino che ero allora lì era facile perché capiva che ero naturale era questo che cercava di stimolare di farmi essere completamente nudo nudo questo era il suo le sue parole e quindi mi ricordo diceva ma cosa hai visto nell'indie <ride> e faceva sempre queste battute e cercava di rompere questo ragionamento classico del mentale, la piccola bicicletta, la testa. E, e questo è proprio tutto l'insegnamento di grandi maestri dell'India che hanno insegnato la porta del causale. E conoscete il, il più grande dei maestri che ha insegnato questo? È un grande uomo um, che ha ispirato generazioni e lui... Parlava con il silenzio, ossia avevo questo suo sguardo che è affascinante, affascinante. È un po' come lo sguardo della Gioconda di Da Vinci, ossia entravi in questo sguardo ti guardava. ti guardavi l'anima. E quindi era una... No, di avere ricevuto tante risposte alle loro domande. Invece aveva parlato pochissimo, diceva due o tre parole in croce e basta chiaramente tanti, tanti, tanto tempo in meditazione, ma credo che sia questo da capire, che la telepatia è molto sviluppata da causale, sono tante, tante capacità sottili, e soprattutto eh, sono ho avuto la fortuna di essere testimone di materializzazione di, da parte di maestri, e chiaramente una cosa che lo, lo scienziato che sono, il fisico che sono, sono stato Chiaramente steso, steso da questo, perché eh, un conto di fare un miracolo nella mano di qualcuno ti diceva potrebbe sempre fingere o qualche tocco di merda, e questo mi ha proprio stupito. Eh, quindi, sono tante esperienze, potete crederli oppure no, li ho vissuti, e questo mi ha aiutato molto a capire il concetto del causale, perché è quello che ti rimane: è la fede, è quello che ti rimane ecco ecco mi sono ricollegato spero che adesso mi sono ricollegato spero che adesso potete uh, avere meno intruzioni Ecco, provate nei commenti di segnalarmi se riuscite bene a vedermi. Questa volta è la seconda parte dell'incontro sul corpo causale, eh, di cui eh, sto facendo un'introduzione, e eh, spero che ho dovuto interrompere a causa di, eh, di un problema tecnico. Speriamo, ecco, siete già 12. Per adesso è ok. Boh, non ho capito perché ho avuto questi problemi. Siete... Adesso lascio un po' di tempo perché tutti possano ricollegarsi. Ok, ditemi se ci sono ancora delle interruzioni. Ok, l'audio si sente bene? Ok, meno male. Non capisco perché prima ci sia qualche problema, ma riprendo l'argomento perché comunque è un argomento abbastanza intenso e forse, forse ce la facciamo, ce la faremo. Speriamo, scusate per questo problema, non capisco perché perché ho rifatto la stessa impostazione di prima. Ok, sembra ok, grazie, grazie per i vostri commenti, grazie per avermi guidato. Uh, sono adesso bene, grazie, Anna. Quindi uh, sono contento che, che causale non è facile da tramandare, si vede che causale crea qualche interruzione. Quindi, riprendo uh, il tema del causale, o il suplementale, come vogliamo chiamarlo, e Uh, vado a provare a farvi vedere delle immagini perché così vi rendete conto oltre l'argomento come un argomento abbastanza uh, importante ci vorrebbe non un'ora ma ci vorrebbe <ride> una giornata o due minimo per parlare di questo allora vado a vedere se riesco a uh, farvi vedere ecco uh, farvi vedere la uh, le immagini quindi del corpo causale vediamo se questo funziona uh, questa cosa funziona oppure no e quindi uh, vediamo se se riesco allora, uh, se adesso non so se riuscite a vedere l'immagine uh, riuscite a vedere l'immagine quindi dobbiamo parlare del causale che è, uh, una, una cosa molto importante quindi adesso vado a cercare di mettere la mia foto perché così uh, potete uh, vedermi ok e quindi la metto in piccola qua Hola. ok si vede ok bene allora uh, mi sono messo in piccolo sul lato in basso a destra quindi, vedete, questo è un piccolo riaccenno a tutti gli altri corpi che abbiamo visto, corpo eterico, corpo, no, corpo fisico, corpo eterico, corpo emozionale, corpo mentale e infine arriviamo al corpo causale che è legato al mondo angelico in qualche modo, tanto il mentale è la nostra funzione principale come uomini, infatti gli angeli, loro funzionano in particolar modo nel mondo causale per quello che corpo um, animale e l'emozionale legato al corpo agli animali, l'eterico ai vegetali, il fisico chiaramente al minerale e uh, il corpo angelico e questo qua perché ci prepara alla nostra futura uh, incarnazione, un giorno speriamo quando saremo a nostra volta uh, angeli, uh, speriamo che non sarà proprio domani ma dopodomani arriverà il momento in cui potremo raggiungere gli angeli, che uh, sono creature molto molto uh, interessanti, se ne trovano uh, tantissima letteratura, uh, ma la, la cosa che vado a spiegare a spiegarvi adesso è proprio questo corpo che è in qualche modo l'angelo dentro di noi. Allora l'angelo è quello che, è il simbolo dell'angelo che significa il messaggero, ossia Angelos, il messaggero, quello che comunica tra uh, quello che è la nostra coscienza incarnata, personalità incarnata, e l'anima. E in qualche modo è quello che serve da tramite, è quello che è più vicino alla nostra anima ed è anche il corpo causale al quale facciamo più fatica a collegarsi. Spesso, quando siamo nel corpo causale, la prima sensazione, e lo vedremo nell'esercizio che faremo, è quello di sentirsi allo stretto. Oh, faccio un riassunto chiaramente perché se no ne potrei parlare durante ore. Allora, avevo fatto questo piccolo schema. Spero che eh, per chiarire le cose, che cosa è il corpo, lo spirito e l'anima <coughs> in inglese, ma penso che lo potete capire anche voi. Body significa corpo, physical body, corpo fisico, che guarda la realtà empirica e che è la parte che vive nel quando siamo svegli. Ok? E quindi le sue qualità è che uh, chiaramente ha una memoria un teletto eccetera e quindi uh, è anche molto collegato al causale la cosa curiosa è che è molto e costantemente in connessione con la parte più elevata di noi poi abbiamo quello che uh, che viene chiamato lo spirito denso, lo spirito più allora, chiaramente. La divisione è variata nei secoli, quindi anche ogni tanto spirito e anima sono stati intercambiate tra l'antico e il nuovo testamento. Quella cosa che rende le cose un po' confuse. Allora, io ho usato quell'antica spiegazione, quindi quella che dell'antico testamento, dove spirito è proprio come si dice avere uno spirito vivo, spirito sagace, che sono legate alla nostra personalità incarnata, che è compresa da, dal corpo eterico, vital body, è l'altro nome del corpo eterico, del corpo emozionale e del corpo mentale, che ci danno una visione del mondo che è spesso illusoria, perché è quello che pensiamo che il mondo è. Corpo fisico ci dà la realtà empirica, ossia i nostri occhi. Adesso vi vedete il mio viso, eccetera, ma è empirico, infatti state vedendo uno schermo. <ride> ma è empirico ed è molto dettagliato. Invece, quando parliamo della nostra personalità, tutto è deformato. Basta chiedere eh, dopo questo incontro, se io chiedessi a ciascuno che cosa ricorda di questo incontro, ognuno avrà la sua spiegazione ognuno avrà la sua uh, visione delle cose perché è deformato. Allora, uh, quello che quando siamo svegli per forza, se siamo uh, nel corpo fisico che siamo in piedi, dovremmo essere svegli, non è sempre sempre il caso, ma in generale è così. Invece quello che uh, vive spesso nei nostri sogni è lo stato in cui il corpo, il spirito si sviluppa di più è nei sogni, ok? E quindi in questo stato, uh, quando siamo nei sogni, uh, la, la, la coscienza è presente, l'intelletto un po' di meno, la memoria di meno, e l è un po' meno di ego, speriamo. E poi quando, quando siamo nel corpo causale, quindi che è più collegato all'anima, Uh, allora vediamo la realtà com'è ossia non vediamo l'apparenza della realtà ma possiamo toccare la realtà completa e questo viviamo nella parte dei nostri, della nostra notte in cui non abbiamo sogni ossia è proprio la, la, la parte in cui ci colleghiamo e siamo così distanti dal corpo fisico che non lasciamo nessuna impronta e quindi la mattina della notte ci ricordiamo solo dei brevi episodi in cui abbiamo avuto sogni, ma la maggior parte del, della notte è quello che viene chiamato il sonno profondo, e qui in, in qualche modo siamo in, catato in stato catatonico perché il corpo perde completamente la coscienza, allora lì effettivamente siamo in sonno profondo ed è il collegamento con la nostra anima e ne abbiamo bisogno. Allora, più o meno, chiaramente, non è che viviamo tanto. allora c'è uh, lì delle riflessioni, non è che sia esattamente l'anima, perché l'anima è sempre al di là, ma è la parte più vicina a noi dell'anima, per intenderci. ok? Spero di essere stato uh, chiaro. Nel corpo causale, spesso il lettore Laura si vede dorato. Dorato soprattutto quando uno è al servizio e quindi appare come una emanazione dorata che viene presentata anche in India, anche in Oriente e in Occidente, uh, come una grande emanazione, ma non proprio vicino al corpo, ma lontana, una luce che, che addirittura, uh, quando è molto molto sviluppata, nel caso di San Francesco, per esempio, uh, quando i suoi compagni di viaggio raccontavano che All'epoca non c'erano alberghi, perciò dormivano tutti insieme in una stessa stanza a casa di, di un abitante, perché chiaramente non c'erano alberghi quando viaggiava San Francesco da una città all'altra, si ritrovavano tutti ogni tanto due o tre in uno stesso letto. E c'erano i compagni che dicevano che non trovavano il modo di spegnere la torcia o la lampada di olio che illuminava la stanza fino a che hanno trovato che infatti non c'era una lampada di olio che illuminava la stanza era San Francesco, ossia la sua irradiazione era talmente grande che poteva illuminare eh, la notte e una delle caratteristiche del corpo eh, causale è che lui ci dà la luce anche di notte, ossia che eh, anche se c'è un buio pesto Chiudendo gli occhi abbiamo l'impressione di indovinare dove sono le cose. E questo ce lo dà il corpo causale. La ora causale che penetra il corpo e dentro il corpo, quando si parla di corpo causale parte densa, e poi l'emanazione e tutto quello che c'è intorno e quindi che va a manifestarsi. Uh, allora, chiaramente il corpo causale ha questa caratteristica ed è per quello che si chiama causale che si ricorda. Tutto, tutte le nostre esperienze presenti e passate. Non così fedelmente come lo è l'atomo seme, ossia l'atomo che è lì è vicino al nostro cuore e che lui è la memoria assoluta del nostro essere, ma si ricorda molto di meglio di noi e dello stato che si attinge nell'ipnosi. Quando si cerca di ritrovare qualcosa che abbiamo dimenticato, un trauma, può, possiamo averlo completamente dimenticato anche nella mente, nelle emozioni, nel corpo fisico, ma rimane la memoria anche delle nostre vite passate. E quindi è proprio è quell'aspetto lì che, per esempio, in questo momento, se io mi faccio attenzione a me e voi, a voi, siete capaci di sentire che in questo momento. Mi state ascoltando, ok? Ma avete coscienza che mi state ascoltando? Quello che vi dà la coscienza di che mi state ascoltando è la mente, ma il fatto di poter ascoltarmi, ascoltare le mie parole, ma in contempo essere capace di sapere che state ascoltando. E come state ascoltando, nel quale atteggiamento state ascoltando, questo ve lo dà il causale. E quindi se avete questa sensazione, significa che voi siete nel causale. In questo momento, meno male. <ride> e quello che... il causale è quello che unisce, quello che sente l'importanza delle relazioni con gli altri, ci dà le nostre radici familiari, le persone che... Ci ricorda le persone che sono importanti per noi, che ci hanno aiutato nelle nostre diverse vite. Ci, ci fa fare le cose insieme. E spesso la parte mentale ci vuole fare le cose da soli. Ecco, andiamo avanti per conto nostro. Invece, quando c'è il corpo causale, ci permette di capire l'importanza di fare rete. Ossia, non è più tempo anche oggi con con l'era dell'acquario, con tutto quello che è accaduto con il confinamento, se tra abbiamo bisogno molto di più di essere uniti e questa unione, vedo tante persone aiutarci a vicenda, soprattutto aiutare persone in difficoltà psicologica, economica, sociale o le persone anziane, questo è proprio la spinta del corpo causale, ci dà questa sensazione perché è collegato alla nostra anima, ci dà la parte più elevata di noi stessi ed è lui ci fa innamorare degli altri ed è lui che ci crea quando una, uh, un innamoramento è forte forte allora spesso viene del causale non è per forza la persona che noi abbiamo voluto ideale per noi ma è quella che ci serve per crescere insieme che è un po' diverso <ride> quindi non è sempre che troviamo la persona ecco che noi abbiamo immaginato, che abbiamo messo su un, su un libretto, vogliamo che sia questo così, così biondo, che azzurri, etc. no. Vi, vi va a far innamorare la persona che non è ideale, ma è ideale per la vostra crescita. E anche la sua, per forza. Il corpo causale ci dirige, in qualche modo, a incontrare, quando incontriamo quella parte, questa persona là, ci sono un sacco di segni che dicono che, che la persona è causale, ma lì sarebbe un altro argomento da da affrontare. Il corpo causale è anche quello che ha l'emanazione più profonda di luce di noi stessi. <coughs> è quello che ci fa fare le terapie, ci fa aiutare a guarire, le vere guarigioni, le ma anche la materializzazione, proprio arriva attraverso il ca causale. Bon, questa connozione l'ho già spiegata, tutte le caratteristiche un po' speciali, come la lievitazione, eh, come tante altre possibilità, vengono proprio dal causale ed è lui che viene chiamato anche corpo karmico perché lui sa che ogni azione che noi abbiamo porta a delle conseguenze che poi un giorno ci tornano anche a noi nel bene come nel meno bene <ride> come vedete qua una volta sl lanciamo un sasso e poi ci rendiamo conto che dopo ci sono gli effetti collaterali, che sono leggeri, come vedete, uh, è quello che ci dà, quando si sviluppa il corpo causale, e lo vedo, ci dà l'attenzione al mondo, ossia abbiamo costantemente il bisogno non solo di rispondere a delle leggi, ma abbiamo l'interesse collettivo in linea di massima. E questo lo vedo per esempio, è accaduto in un cinema, che ci sia del fumo nella sala, era solo che il proiettore era surriscaldato, e subito ho visto tutte, tante persone partire, partire correndo, perché cercavano anche di passare l'uno su per gli altri, e mi ha, mi ha detto, beh, ecco, sono persone che vivono solo nel corpo inferiori, ma eravamo rimasti in pochi nella sala a accettare di prendere cura di chi non ce la faceva a uscire. E quindi ecco dove si distingue una persona che ha il corpo causale manifesto di chi non ce l'ha, la cura degli altri. E in questo momento se avete questa cura, se per esempio sentite anche non solo che state imparando per voi, ma anche per l'aiuto agli altri, allora significa che il vostro causale è ben sviluppato. Dovremmo essere così. Ahimè non è così sempre, ma dovremmo essere così, il corpo causale è quello che ci fa visitare oltre i schemi ossia ci fa costantemente interrogare andare oltre, che cosa è successo perché e questo è proprio il mondo del causale e mi piace molto questo uh, scusa stato che proprio parla di quando si ha la dimestichezza del corpo causale potremo anche uscire come lo vedete con le linee Bianche, uscire dalla famosa ruota della reincarnazione che fa sì che costantemente nasciamo, rinasciamo, rinasciamo, perché avremmo sviluppato i corpi sottili avanti e non saremmo più legati alla ruota uh, dell'incarnazione. Ultima cosa importante sul causale che abbiamo scelto i nostri genitori non a caso e quindi ci va anche a portare informazioni non solo della nostra anima ma anche memorie della nostra educazione e anche di quello che ci hanno dato i nostri genitori. Ossia, in ogni vita, mescoliamo e che le vogliamo o no, le persone cari sono entrate dentro di noi, meno male, e causale lo permette. E ogni volta che ti sei mescolato con una persona come possono essere i tuoi genitori, una nonna che ti ha cresciuto, lo zio, la zia, poco importa, un po'... Dalle loro qualità hai preso dentro di te. E più gli anni passano, e più il causale si sviluppa, si manifesta e si riesce a scegliere quale qualità o difetti vogliamo mantenere nei nostri genitori. Perché se non facciamo questo lavoro, rischiamo di ripetere delle cose che hanno già fatto i nostri genitori. Ahimè, non è sempre la cosa ideale, ve lo dico ma prendere le cose migliori e saper lasciare le cose meno bene ma per questo bisogna saper vivere di quello che faremo nella meditazione che adesso dopo le domande vi farò fare uh, adesso finisco con uh, le, uh, le immagini e vado a tornare uh, aspettate un attimo voilà, uh, voilà spero mi vedete adesso ok quindi uh, adesso vado a prendere un attimo per uh, rispondere alle domande spero che non ci sia più queste interruzioni. ecco mi sembra di no uh, allora purtroppo ho perso le domande della prima volta quindi uh, se potete rifarmi le domande perché erano uh, segnate nell'altro schermo ma ormai ahimè eh, non li vedo più quindi, eccole qua, me le, le vedete insieme a me, uh, ok, uh, allora il corpo causale ha a che fare con il karma, ovviamente, ossia, è lui che si ricorda tutto, e come è collegato è la parte incarnata dell'anima, in qualche modo, e quindi ci va a avvisare anche uh, più lo sviluppiamo più siamo attenti più prendiamo cura dell'anima uh, questo è una cosa uh, molto importante allora più lui ci avvisa che qualche karma è in ritorno per esempio c'è una cosa difficile che abbiamo fatto e, che e ci torna indietro una cosa buona e allora sentiamo che Dietro questo quello che sta accadendo c'è qualcos'altro. È una sensazione interiore, è difficile da spiegare, ma l'esercizio che faremo sicuramente sarà più chiaro per voi e sono segnali che il karma è in azione. <ride> Ossia, come lo chiamo il grande computer centrale, <ride> uh, potremmo dire che il causale è una registrazione di esper esperienze. Allora, non è lui il registratore, il registratore si trova in un punto particolare che si chiama l'atomo seme. O il punto vita per gli egiziani, per gli esseni, eh, ha avuto tanti nomi. Eh, il Chakra per, in India. Ma questo punto registra tutto, e quindi di vita in vita se lo ricorda. <ride> il causale è capace di leggere e si ricorda una memoria meno affidabile, chiaramente, che eh, l'atomo seme, ma si ricorda di tantissime cose. In ipnosi si riesce tantissimo a avere informazioni uh, allora in spagnolo grazie uh, grazie di, di seguirmi dalla spagna ecco. allora uh, pop, pop, pop. quando siamo ansiosi e tristi e angosciati quale corpo entra in ballo allora tutti i nostri corpi entrano in ballo comunque e ovunque ma in percentuale diversa L'ideale sarebbe di fare lavorare tutti insieme i corpi, e questo sarebbe perché allora possiamo essere angosciati, tristi, ansiosi, ma se viviamo intensamente quello significa che siamo solo nel corpo emozionale perché sono emozioni. Se invece siamo attenti agli altri corpi, siamo angosciati. Tristi, ma sappiamo che è un tempo, ossia, abbiamo questa idea che passerà, che c'è un momento in cui non ci sarà più, e questo è importante. Quindi lentamente ci insegna che ci possono essere momenti: ecco, prima di un modo, ma pur sapendo che c'è altro. E se non sapete collegarvi con i causali, ed è quello che andiamo a fare nella meditazione che arriverà tra poco, è il corpo fisico che ci aiuta a collegare con i causali. Quello corpo più denso è collegato con quel corpo più sottile. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto. E quindi, se viene l'ansia, c'è un piccolo trucchetto, è semplicemente pensare al corpo. E il corpo ti rimane e ti porta nel qui e ora. E allora automaticamente ti collega con il causale. Mi vengono tante cose da dire, ma la cosa importante è di rispondere in modo chiaro. Uh, altre domande che se avete? No, mi sembra che abbiamo fatto tutte le domande. Credo che abbiamo tutte uh, Allora, adesso ne approfitto per passare adesso all'esercizio che, uh, che vorrei fare insieme a voi per capire un po' come funziona il causale. Entrare dentro il causale, capirlo da dentro. Ok quindi vi chiedo di essere seduti mettervi in una posizione comoda e soprattutto di non giudicarvi. Adesso respiro profondamente, grande ispiro e quello che vado a fare è sentire e prendere la foto di me in questo momento e cercare di sentire quanto grande sono? Quindi con le mani vado a spingere le mani sul lato per vedere fino a dove arrivo la mia presenza, chiaramente. Come chiaramente so che arrivo fino al corpo fisico. Ma se io dovesse chiudere gli occhi fino a dove arrivo? Con le mani spingo e mm, mi sembra che qua sono ancora dentro di me. E questo esercizio è molto utile perché il corpo causale una relazione tale che la sua aura va oltre il corpo fisico. Quindi vado a sentire, ecco, e semplicemente mi allargo, semplice così. Cerco di immaginarmi come quando sono tra i dormi di sveglia, che mi sento più grande del mio corpo fisico. Ma già faccio 1,94 m. Ma posso dirvi che in questo momento mi sento ancora più alto. Allora, questo significa che ho toccato i limiti della, del mio della mia ora uh, causale. Respiro e cerco di, cercate di scrivermi più o meno a quale distanza del mio corpo fisico, fino a quale distanza del corpo fisico mi sento. Ok? Un metro, un metro un mezzo metro, un centimetro: quanto mi allargo, e dentamente sentirete che siete in uno, uno spazio che si crea in cui fate sempre più fatica a pensare sempre più fatica a ragionare si spengono i pensieri e questa è la buona strada allora vediamo se avete uh, risposto quindi cerco lentamente di allargare ancora davanti in alto sulla, sui lati anche dietro di allargare davanti tutti i lati vado a poter ingrandire la mia aura. Una volta così vi chiedo quanti anni mi sembra di avere. Ok? Se è facile. Quanti anni mi sembra di avere? E in questo momento sicuramente vi erano le sensazioni di essere più giovani della vostra età. Perché? Perché ci ricollega la parte bambina di noi. E allora, ecco, tutta l'apertura delle braccia, arriva fino in su, in alto, sui lati, e mi sembra di avere 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, oppure molto vecchio, come se fosse una vita passata, o se avesse 90 anni. Ragazzina, ragazzino, oppure vecchio ma in fondo per il corpo causale questi due estremi sono una sola cosa perché la vita è un cerchio e quindi che tu vada verso l'infanzia o che tu vada al contrario verso la vecchiaia nel grande cerchio della vita ti trovi simile e quindi avete questa espressione di essere eterni e questo è tipico del causale respiro e vi chiedo di scrivere dentro la chat tutte le sensazioni che avete nel fisico, anche dentro di voi. E sentirete proprio questa sensazione di espansione. E che tutto è possibile. E questo è tipico del causale. Tutto è adesso possibile. E vi chiedo semplicemente, per secondare questo, per fissarlo, per capirlo meglio, di lasciar venire un suono, una OM, che possa essere ispirato al causale. Ok? Inspiro. OM. om. E in questo stato siamo più vicini all'anima e vi chiedo adesso di chiedere semplicemente di chiedere alla vostra anima un messaggio. Inspirando, non sarà un messaggio a parole, eh, ma chiedete una sensazione, un modo di essere diverso che può venire. Respirando profondamente Espirando, lasciando venire anche il suono. Oh. oh. E sapete che siete nel causale perché non scompare la sensazione del corpo fisico. Si apre la porta al cuore. Sono dilattato e sento compassione per l'umanità tante cose che vorrei diventare respiro profondamente sento che percepisco il meglio del mio corpo fisico ossia quello che potrebbe essere dovrebbe essere piacevole la sensazione e quindi la sensazione che sono completamente e felice e questa è la prima chiave. Non sono allontanato dal corpo fisico, non è che sono salito, anzi, sono molto più dentro, ma allargato. E pur cosciente del mio corpo fisico, sento le mie dita, sento i miei piedi, sento la mia testa, ma sono allargato con tempo. Respiro e metto le due mani a livello del cuore, perché chiaramente il corpo. Causale legato al cuore, quindi per ringraziare. E anche se non avete l'impressione di aver ricevuto un messaggio, questo messaggio arriverà di notte. Respiro e mi concentro in questo cuore che è la compassione, questo gioiello che è la compassione, che è il cuore è lì che si trova il mio corpo causale, perché è piccolino per adesso e occupa uno spazio, l'ho aperto, uno, una gemma in centro, e quella gemma lì è la più piccola di tutti i corpi che ho, perché è quello meno sviluppato, ma in contempo è quella che è capace di illuminare il mondo e di mandare i suoi raggi in tutte le direzioni. Quindi respiro e cerco di mettere questo gioiello del mio cuore la compassione e che è rappresentato spesso in tante rappresentazioni della compassione come lo può essere la divinità buddista Avalokiteshvara, il suo nome è tibetano è Chenrezig. respiro e adesso lascio aprire questo questa gemma perché questo stato possa crescere anche dentro di me. Apro questa possibilità dentro di me. Ecco. Respiro. Voilà. E sento che c'è una qualità magica, una qualità spirituale che è inondato il mio corpo. Ed è quello che voglio offrire all'umanità. E è quello che vorrei dare all'umanità. Ed è la base del mio essere. Respiro profondamente e ringrazio. Ah. grazie a tutti mi sono accorto appena che sono sulla mia pagina e non su focus grazie a Enrico di <ride> termino mi sono sbagliato e quindi uh, volevo approfittarne per uh, ringraziare a tutti voi ringraziare anche uh, Enrico Valentini e ringraziare uh, la nostra bella Anna Tamburini e quindi che hanno organizzato questo, questo sarà uh, l'ultimo incontro uh, di questa serie, uh, riprenderemo sicuramente in futuro uh, sul salotto di Anna a fare incontri, uh, ahimè uh, questo questo incontro è andato un po' così, ma uh, l'importante è che ci siamo potuto scambiare e uh, vi ringrazio a tutti. Spero che la, uh, la revisione l'avete potuto seguire e che non ho perso molte persone. Grazie a tutti e buona serata. Uh, provate a rifare questo esercizio, vi sarà sempre d'aiuto uh, nella vostra pratica. Regolare. Grazie a tutti.